Allora, devo andare ad incontrare Caporale il St. John, tenente Weaver. Rispondi. con St. John a l'obida. base. Qui Weaver, che posso fare, caporale? Stando al modulo di richiesta, vi serve Mercurio. Idee su dove trovarlo? Sì, certo. Madonna, Forse avrei dovuto ma scriverlo. Si ricava dal cinabro e l'unità di Curie ha scoperto una miniera a nord di Diamond Lake. Vai lì e chiamami quando arrivi. Sì, signore. Ehi, che resti tra noi, se non c'è il colonnello in giro, evita le stronzate alla sì signore e no signore. Mi fanno sentire vecchio. Ma come ci arrivo lì sopra? No, scusatemi. Dove l'ho lasciata la moto? Cazzo, forse ci devo andare con la moto. Vabbè. Sarà una passeggiata da fare. Dai cazzo! Allora, io però pure devo capire qua se devo aumentare la fiducia qui o dove ero prima. Allora, qua c'è soltanto un letto forse per riposare. Senta, colonnello bidet, ma mi sono fatto un viaggio da paura per arrivare fino a qua, eh. Speriamo che almeno c'ha delle cose buone da dire. Caporale St. John, giusto? Signor sì. Entra. Stavo bevendo una Il tazza di tè berretto? alle erbe, gentilmente offerto dal tenente Whittaker. Ne vuoi una tazza? Aiuta la digestione. No, grazie, signore. Io cercavo solo il Cappellino, registro a dei posto. turni. Ho un incarico per te. Uomini, caporale. Anche se non meritano questo nome. Hanno preso una di noi. Il tenente Justin Norwood, un ottimo ufficiale. E ora è prigioniera, quindi. Ok, la riporterò indietro, signore. Con uomini come te ci riprenderemo questo mondo. Ma che complimenti, tutti amano, dicono. Puoi andare. O Ted, come si chiama? Cappellino, mettiamolo bene, sennò si incazza, anche se no. Ah! Missione completata. Ok. Quindi io ho un incarico qui. È una missione secondaria, ma è necessaria farla. Non posso richiamare la moto in qualche modo? St. John, rispondi. Qui è il capitano Curie. Ho un lavoro per te. Capitano Curie, Dove all'avamposto di cazzo Diamond devo Lake, giusto? andare? Ricevuto. Ah, una missione sbloccata. Io intanto vi faccio quelle principali, eh. Posso andare. Porca di quella puttana, ma perché non ci posso andare col teletrasporto? Dove cazzo scendo da qua? Devo rifare tutta la strada. Ma guarda te. Mi ci va più col cappellino normale comunque. Allora, blaster non ne posso utilizzare. Perché non posso utilizzare l'arma? Perché sono dentro l'accampamento. I suppose. Sì, ma glielo potete mettere una scala, un non lo so, una funivia, una minchia di qualcosa, eh? Guarda, vediamo se riesco a recuperare la moto intanto. La moto sta a 2000 metri. Ad un minchio. Tra l'altro questo non si può neanche scavalcare perché c'è il filo spinato, credo. Credo perché ci sia il filo spinato. E vabbè, niente. Queste scale? Certo che lo potevamo mettere che durante. Aspetta, dov'è la. Cazzo è la moto? Di fronte a me, vedi qua. Potevamo mettere che durante le fasi in cui sei dentro un accampamento puoi correre quanto te pare. Un attimino di. Non salta e che cazzarola.
Capisco il realismo che si ci vuole dare in alcuni frangenti, però. Keep out explosive. Va via, amico, circolare! Scusami, non ha proprio una voce da afroamericano. Comunque. Vabbè. Ok, adesso possiamo andare qua in maniera rapida? Oh, bravissimi. Soprattutto non capisco queste missioni che non sono missioni, che sono solo dialoghi. Perché? Cioè, hanno fatto perdere mezz'ora all'andata, mezz'ora al ritorno per un dialogo di 2 secondi. Senza sbloccare nulla. St. John, caporale St. John! Mi senti, dei amico? Nostri, apri! Ehi, funziona questo affare? Non credo che la radio funzioni. È Ted! Taylor, sì, la radio è a posto, che c'è? Deacon St. John, ehi! Insomma, niente di che, è solo un saluto. Vabbè, poi me lo dici, caporale. Ted. Bene, ho il lavoro perfetto per i tuoi talenti speciali. Uppala! Certo, sì, signore. Ricordi Vasquez? Sì, il disertore. L'abbiamo seguito fino al campo dei taglialegna, certo. Beh, cerchiamo un suo amico, il sergente Lee Anderson. Prima di finire in cella ha ucciso una guardia ed è fuggito. Beh, un bel codice d'onore ai vostri uomini. I nostri uomini. Ormai sei uno di noi, ricordi? Ho segnato sulla mappa il punto in cui l'hanno avvistato. E poi, come Vasquez, non era solo. Ottimo. Ma questo è un incarico, perché me lo dà come missione? Trova il bersaglio a 800 metri, aspetta la moto. Lasciata fuori, cazzo. Aspetta, apro il cancello. St. John, caporale St. John. Mi ah, senti, amico? Sì, sì, ti sento. Funziona questo affare? Non credo che la radio funzioni. Sì, la radio è a posto, che c'è? Deacon St. John, ehi, insomma, niente di che, solo un saluto. Non ci vediamo da quella faccenda del giuramento. Che storia assurda, non trovi? Taylor, sarai allora, impegnato. Aspetta, devo recuperarmi. Cosa? Che diavolo ti hanno spedito, eh? Io sono con la fanteria o qualcosa del genere. E passo le giornate a bruciare nidi e materia. Piaciuto? Altra guarda. Dicendo qualcosa? Cosa? Dove diavolo ti hanno spedito, eh? Io sono con la fanteria o qualcosa del genere. E passo le giornate a bruciare nidi, a battere alberi e trasportare legna. E tu, di cosa ti occupi? Ricerche. Mi mandano nell'incubo a trovare scorte per gli ufficiali che lavorano. Oh, cazzo, sì, ne avevo sentito parlare. Stanno sviluppando. Ma che cazzo è? Ma ci stanno pure i mannari, un momento. Prenditela con lui, Cristo. Guardate che roba. Uno a terra, compagno colpito. Questo devi prendere. Brucia! Che cazzo è? Lanciafiamme! Arrivo! Cazzo, sì, ne avevo sentito parlare. Stanno sviluppando armi biologiche o armi chimiche, roba del genere. Al rogo i furiosi, giusto? Esatto, senti, allora. Taylor, devo andare. D'accordo. Senti, sono che... insomma, come dire, beh, sto iniziando a cambiare idea su questa faccenda dei militari, sai? Taylor, che radio stai usando? Sei sicuro che non ti stiano monitorando? Oh, merda! Ma la mia moto dove è finita? Come immaginavo, devo andare, St. John, chiudo. Madonna, spero che non sia rotto, come lo riparo, no, non sono... Sono secoli che non mi dai. Caporale Deacon St. John. Ma non posso. Mi ricevi, amico? Porca puttana. Taylor, dimmi che vuoi. Ah, ci sei, ok. Finalmente ho capito come funziona questo affare. Canale sicuro e tutto il resto. Come va, amico? Rottami. Taylor, avrei da fare al momento, per cui...
Sì, sì, lo so, scusa, amico, scusa. Che si dice che nel campo circoli della droga, proprio sotto il naso del colonnello. Roba buona, pare. Tu ne sai niente? Io non mi faccio, Taylor, quindi no, non ne so niente, perché... No, nemmeno io, figurati. È che, cioè, questo tipo, hai presente, una delle nuove reclute, si comporta in modo sospetto, esce ed entra dal campo di continuo, per questo ho pensato di seguirlo, per capire cosa combina. Maledizione, Taylor, stammi a sentire, vada Curi, lascia che se ne occupi lui, capito? Sì, 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 certo, buona idea. Ok, va bene, St. John. Ci risentiamo più tardi, amico. Chiudo. Non ci sta manco mezzo ingranaggio. Cristo, Taylor, che diavolo combini? Non posso riparare la moto, non posso fare le munizioni. E che Cristo, però, eh? Questa è Radio Free Oregon. La verità. Vabbè, ci si mette oggi pure questo. Voglio parlarvi del vecchio mondo. Prima di questa merda. Al tempo eravamo stupidi e anestetizzati. Trangugiavamo droghe di ogni tipo che ci tenevano sedati come grasse vacche felici. Dolci, TV, alcol, eroina. E funzionava. Ma ora. Ora sentiamo il dolore. Mamma mia. Tutto quanto, fino all'ultima goccia. Ah, che nervi. Siamo svegli. E teniamo gli occhi aperti. Allora, qua devi dare dei rottami. Di dirvi. Ora nessuno può approfittarsi di... Capitano Curi, sono dove il sergente Anderson è stato visto l'ultima volta. Beh, strappagli le insegne della milizia. Non voglio che si impregnino del tanfo di quel traditore. Ricevuto, St. John, chiudo. Le munizioni me le piglio perché mi servono. Ma mi servono ancora di più i rottami. Tra l'altro non ho la moto, quindi... Vabbè, siccome la moto è 1000 chilometri, tanto con questi mi ci faccio tardi. Magari si trovano altri rottami. Mi sarà utile. Servono altre robe. Dai, ok. Piglia tutto quello che possiamo pigliare e scappiamocene. Qui niente. Da queste auto nulla. Cos'è dentro l'ambulanza? Ci sono delle munizioni che al momento non mi servono, quindi non le prendo. Questo kit medico lo si piglia. Là c'è della benzina, ma non ho l'auto, cioè non ho la moto. Qua non c'è nulla. Vabbè, devo... Questo lo posso recuperare. Devo cominciare a ricercare. A noi due adesso. Ci sono dei nemici. Che però non vedo. Tanto è pure una gran cagata, non mi posso spostare velocemente senza la moto, cioè se uno rimane così senza cosi che fa? Aspetta amici, da qui ci sono dei nemici. Stanno sul tetto? Sì. Ci saranno sti bimbi di merda. Aspetta, posso entrare dalla finestra? Non c'è più figo. No, niente. Tanto recupera tutto quello tubo piccolo. Dice che ci sono nemici qui, ma forse ecco. Ah, sono piccioni? Sono nemici i piccioni? Che senso? Devo ricaricare.
non lo piglia. Sistemato. Ma sistemato cosa? Sta qua. Madonna! Sì, niente male. E quindi che sono sti cosi? Ah, sono nemici, ok, nemici standard, credo. Va bene, va bene. E qua niente, ingranaggi. Cazzo, mi dovete dare i merda di ingranaggi, mi dovete dare. Oh, un pochino. Un rottame, grazie. Sono la cosa più importante, te li sputa una volta ogni mai. Aspetta, me lo recupero il tool, mi posso recuperare. Vabbè, vado un po' più spedito perché sennò qua. Deve essere qui da qualche parte. Deve essere qui da qualche parte per sti cazzi. Ritracci il bersaglio, ok. Straccio. La moto funziona, direi di no. Ok, vediamo. Che succede qui? Merda, lupi! E che fai? C'era bisogno di squartare il lupo per vedere se c'erano dei lupi. Era un lupo. Devo seguire qua le lineette o la zona blu? Ma i nemici che mi segnalano sono i piccioni? Non ho capito cosa... Vado nella zona blu, va? Intanto fammi recuperare il recuperabile qua. Va bene, allora, un momento. Ok, diamo un'occhiata in giro. Eccoci qua. Vediamo. Ah, dove? Dei rottami, mitico. Per la miseria, Henderson, che stava trascinando. Come faccio ora a riscuotere la taglia? Ma i cosi sono nella direzione sbagliata, i puntini bianchi. Ma lo fa per confondermi. A sto sound? Così di Tumblr? Caverna lavica di Dead Coyote. Con un nome del genere cosa può andare storto? Un accampamento di predatori? Siete quei bastardi che mi hanno aggredito, vero? Ma quindi? Devo entrare qui? Questa è Radio Free Oregon. La verità. No, ci rende dice che è di là. Mi è giunta voce che alcuni di voi hanno deciso di collaborare con la Nero. Devo trovare come entrare. È la stessa caverna. Ah, ispeziona la caverna dei mannari. E che cazzarola è? Prima mi dice avanti, poi mi dice indietro. Avanti. Si entra di qua, suppongo. Devo riuscire a entrare nella caverna. Non sono già dentro? Che cazzo è? Madonna, mi ha fatto cagare sotto. Servono munizioni. Vediamo qua che cazzo devo fare. Allora, là c'è qualcosa da recuperare. Anche qui c'è qualcosa da recuperare. Forse qui è un po' più. Di birra. Ah, cazzo, finito i colpi. No, no, aspetta, ce li ho i colpi. Era ora. Centro.
Pela. Ma che cazzo spari? Testa di merda. Dove cazzo sono? Dove cazzo è lui soprattutto? Oh, che cazzo è? Madonna. Ma sono cattivi, guarda, sono cattivissimi. Beh, io non ho totalmente investito sulla vita. Ok. Allora, questo è carico? Tanto carica questo. Che ho usato veramente male. Questo è carico, ok. Basta, lupacchiotti, eh. Perché di lì c'era qualcosa. Altri lupacchiotti. E vaffanculo. Ma cazzo che non muoiono con una badilata del genere in fronte. Perché proprio ora? Che cazzo? Basta con sti mannari. Moncherino abbastanza inutile, eh. Ci dovrebbe essere molto semplice utilizzare, ma non ho azzeccato un colpo. Va bene che sono scarso io, però. Quindi di qua? Non lo so, eh. Strisciando qui sotto. Recupera quello che puoi recuperare. Cristo. Che cazzo è? E di qua come ci si arriva? Non lo so, mi sto un attimo perdendo in questa missione, in questo gioco, in questo tutto. Posso passare di qua? No. È una grotta. Cioè, l'obiettivo è orientarsi in questa grotta. Cioè, non ho ben capito. Ah, che okay, qua è da dove sono entrato, ok. Ma io vedevo che qua c'era un sacco di cose da recuperare. Quindi si va di qua. E fino a qua ci stiamo. Poi qua è chiuso. Ok. Quindi questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. I federali sono sempre stati dei poppanti frignoni attaccati alle tette di noi contribuenti, ma per quanto fossero idioti, non dobbiamo sottovalutarli. I grandi capi sono ancora nascosti in un bunker da qualche qualità. Parte e aspettano solo che i furiosi tirino le sì, dai. Non hanno salvato il popolo in difficoltà, tantomeno i loro amati elettori. Ma sapete perché sono al potere? Perché hanno salvato le elite, i servi scodinzolanti. E ora brindano tutti insieme bevendo champagne in una base sotterranea. E intanto noi siamo qui a morire, a soffrire come cani. Così che la loro società possa ripartire da zero. Ma che confusione. Dettaglio. Noi non siamo stupidi come pensavano. Quando l'ultimo furioso sparirà per sempre e loro usciranno allo scoperto per reclamare il mondo, noi saremo lì ad aspettarli. Oh sì, noi ci saremo. E li faremo pentire di essere tornati. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon.
Non credete ispezione alle la corna ai mannari. Mi sto perdendo qualcosa. Oh, allora. Gesù, neppure qui riesco a salvarmi. Perseguitato dalla stramaledetta Radio Free Oregon. Questa è l'entrata. Di là, ok, si può strisciare, però poi non si può fare più nulla. Che mi sto perdendo? Devo pure rimanere bloccato, ma questo gioco del cazzo. Non ci passa di qua. Qui da dove sono entrato? E non credo ci sia qualcosa da fare, o no? Oh, ma che? No, l'altro! Lo vedi che sei un coglione. E lo vedi che sei un cazzo di coglione. Menava il cazzo di muro. Quindi dov'è che devo andare? Di qua? O no? Sì, era di qua. C'è una bomba. Una moto magari. Madonna, sono tosti sti cazzo di lupi. Ok. Quindi qua c'è qualcosa da ispezionare. C'è un microregistro. Nota operativa 1463. Siamo nel sito che si ecco chiama. Mi potenzio la vita. Cioè, no, troppo poco. La lavica di Dead Coyote. A me no, direi, perché dobbiamo esaminare i resti di un Canis Lupus Mutans. Beh, in fondo mi sentivo di ricordare. Volevo chiedere a uno di voi... Voi altri? Sì. Ebba, che cos'è? Ecco, salvare. I generali sono sempre stati dei poppanti frignoni attaccati alle tette di noi contribuenti. Ma per quanto fosse un macello. Un macello. E aspettano solo che i furiosi tirino le cuoie. Non hanno salvato il popolo in difficoltà, tanto meno i loro amati elettori. Ma sapete perché sono al potere? Perché hanno salvato l'elite. I servi scodinzolanti. E ora brindano tutti insieme per vedere champagne in una base sotterranea. Intanto noi siamo qui a morire, a soffrire come cani. Così che la loro società possa ripartire da zero. Parecchi, direi. Ma hanno sottovalutato un dettaglio. Noi non siamo stupidi come pensavamo. 5488 l'ultimo furioso sbarrerà di Sartre e loro usciranno allo scoperto per riamare. Noi saremo lì ad aspettare. Una cazzo domanda. Anche i lupi sono vulnerabili e possibili vettori del virus. Gesù. E li faremo sentire di essere tornati. Osserva la muscolatura. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Tubercolo sopra non credete alle menzioni. È allungato. Le tuberosità ullari e radiali. Ah, Gesù, neppure qui li... Raggiunge i 50 o 60 km orari. Ma questo può sfiorare i 100. E può
può sbranare le gomme di una moto. Dal nostro punto di vista, caporale, è un bene che molti mammiferi siano sull'orlo dell'estinzione. Meglio loro che noi. Forza. Ma no, che questo? No, 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 no. Sbagliato. Cristo. Entra qua, va. Ah, signor Cagnolone, che dobbiamo fare? Ma tu ti ricordi che devo fare in questa minchia di missione? Sono bloccato qua. Mi sto sicuramente perdendo qualcosa, ma cosa? Aiutino? Ah, sono arrivati pure dei furiosi. Di qua ci sono andato. No, forse no. Guarda che testa di cazzo che sono. Non era arrivato qua. Che testa di cazzo. Oh, hai ancora la fascia della milizia. Consegna la prova dell'uccisione. Guarda, avevo finito qua la missione. Porca di quella puttana di Eva. Prova dell'uccisione. Vabbè, c'è la moto a 2000 km, quindi va bene così. No.